No, volevo raccontarvi una cosa assurda che è successa questa mattina, che rende un può rendere un po' l'idea di quello che succede invece tutti i giorni. Perché? Allora, noi viviamo in un sistema in cui c'è un problema che si chiama signoraggio bancario. Nello stesso sistema esiste una soluzione che si chiama sovranità monetaria. C'è un problema, c'è la soluzione, ma non la si applica. Questa è pazzia. Come pazzia quello che è successo questa mattina a Saxa Rubra. Noi siamo stati a Saxa Rubra e per portare questo camion con questo trattore qui, per cui avevamo già il permesso, abbiamo dovuto discutere 2 ore con la dottoressa che rappresentava il questore di Roma. Ora, le forze dell'ordine che dovrebbero proteggere noi cittadini italiani, che noi paghiamo tra l'altro le forze dell'ordine, fanno storia a noi 2 ore per portare un camion con un trattore qui in una piazza, in una manifestazione completamente pacifica, e non dicono a se dei criminali ci rubano la vita, ci rubano il futuro e rubano uno dei nostri figli. Ma questa è pazzia. E poi rompono i coglioni a noi per 2 ore per portare un camion qui. Questa è pazzia. È pazzia la gente che cammina e che non si ferma neanche 5 secondi a dire ma che cazzo sta a dire quello sul camion? Ma perché si mette lì? Se viviamo tra zombie, ma lo siamo pure noi, perché pure io ogni tanto esco e faccio shopping così. Non è vero! Vabbè, è successo, ogni tanto mi devo comprare qualcosa pure io. Ma e magari qui c'è gente che magari è uscito oggi per fare shopping, ok? Ma farsi delle domande? Allora qui io per preparare questa manifestazione abbiamo fatto delle conferenze, ho sentito dire delle cose da dei signori che sono degli agricoltori, fanno gli agricoltori da una vita, che sono cose incredibili. Io non sapevo, per esempio, io pensavo che la mozzarella fosse fatta con il latte. No, ho scoperto che la mozzarella è fatta con la segatura. Fanno la mozzarella con la segatura, noi mangiamo la segatura, ci mettono l'acqua e con un procedimento chimico esce fuori la mozzarella e la gente passeggia qui per strada e fa mangiare la mozzarella, la segatura ai propri figli, ok? Magari qui lunedì c'è qualcuno che va a vaccinare il figlio e pensa sia una cosa normale andare a infilare dei metalli pesanti in un bambino neonato, eh? Non si fanno una cazzo di domanda. Questa è pazzia lo stato puro, è pazzia che la gente passeggia con la testa bassa e non si accorge che da questa mattina che stanno spruzzando a me non si accorgono di nulla. E lì ci sono le forze dell'ordine che tengono sotto controllo noi, che siamo 4 gatti, e non fanno niente per tutto il resto, per i veri criminali. Beh, io mi sento a volte a disagio un pochettino, io vedo che ci sono delle risposte, perché comunque siamo sempre di più, di poco, però siamo sempre di più, qualcosa piano piano si muove, però ecco, ci dovremmo applicare, perché cos'altro deve succedere più di quello che già sta succedendo per non farci aprire gli occhi? Cos'altro è morire di fame, è l'unica, ma forse neanche lì a questo punto, perché tanto magari il nostro vicino muore di fame ma non ce ne sbatte un cazzo, perché abbiamo perso pure i valori, non ci rendiamo conto, si parla di complotti, l'11 settembre, complotti, il complotto più grande è quello che subiamo tutti i giorni ed è la perdita dei valori. Noi non abbiamo più valori, non sappiamo più cos'è l'onestà, non sappiamo più cos'è il qualsiasi valore che tutti i valori che sono sempre stati propri degli uomini non esistono più. L'amore non esiste più, ma non l'amore nel senso di amore la ragazza e il ragazzo, l'amore nel senso amore verso il prossimo non esiste più. Non ce ne frega più niente, di nessuno. Ma è tutto indotto, noi non siamo così, nel nostro profondo noi non siamo così. E non lo è nessuno così. Quindi semplicemente secondo me ci dobbiamo un attimino credere.